Buongiorno a tutti, bentrovati. Ci troviamo così per scambiare due parole dopo un po' di tempo. La mia presenza va a rappresentare la società e in un momento del campionato, dopo 7, 8, 9 partite, per fare un piccolo punto della situazione e per magari puntualizzare qualcosina che magari all'esterno può apparire non chiarissimo, insomma. Veniamo da una partita deludente, qui siamo rimasti molto delusi tutti, e diciamo, e abbiamo visto le giuste reazioni, no, di tutti noi e anche dell'ambiente, sempre molto contenute, però chiaramente nell'aria si respira questa delusione da questa partita. E appositamente per questo, insomma, questa chiacchierata sarà fatta. Quello che mi premeva dire da parte mia, ma esprimo la parte, diciamo così, dalla parte della società, è questo: c'è tutto l'impegno da parte di tutti noi per disputare un campionato importante, come abbiamo sempre detto e come abbiamo dimostrato con le scelte fatte dei giocatori, sempre appoggiato appunto, come dicevo, dalla proprietà. Questo non vuol dire che le cose devono venire così in fretta come spesso si vuole, insomma, ci vogliono tempi giusti perché abbiamo cambiato molto e per tanti motivi. Quindi noi non siamo assolutamente sereni, abbiamo fatto quello che c'era da fare in questa settimana, dopo la pausa, il mister è intervenuto come suo solito alla ripresa degli allenamenti, la società per mio tramite è intervenuta il giorno dopo e abbiamo parlato con i ragazzi cercando di responsabilizzarli e al fine che partite come quelle di sabato non si ripetano, perché non parlo di sconfitta ma parlo di atteggiamento in campo, di voglia, determinazione, di voglia di conseguire il risultato. Questo, diciamo, è il riassunto dell'ultimo periodo. Quindi se avete qualcosa magari sono ben contento di rispondere. Cioè, erano state prese dei provvedimenti nei confronti della squadra, anche per dare dei segnali concreti, magari non solo parlare, oppure se questa squadra è consapevole del suo campionato da andare a fare, e se i giocatori, questa è un'altra cosa che recentemente, sono adeguati, sappiamo che chiaramente sono degli ottimi giocatori, ma se sono adeguati a questo campionato. Allora, provvedimenti non sono stati presi perché non ce n'era assolutamente bisogno, c'era bisogno di far capire a questi calciatori che le scelte che noi abbiamo fatto, e quando parlo di noi parlo di Alessandro Calori, Salvatore Fabrizio e Adriano Polenta, sempre supportati, come dicevo, dalla proprietà che ci ha lasciato campo libero, sono state fatte in funzione del campionato che andavamo a disputare. Quindi sono stati confermati dei giocatori che diciamo che erano in Serie B, quindi giocatori sicuramente ben superiore alla categoria che quest'anno stiamo facendo. Poi sono stati scelti altri calciatori per la Serie C che noi ritenevamo adeguati a questo campionato. Quindi non c'era motivo di prendere provvedimenti, però come dicevo prima siamo lì e siamo stati lì a responsabilizzarli, nel senso che è vero che le scelte le abbiamo portate avanti noi, eccetera, però adesso i calciatori stessi, i singoli, devono dare quello che hanno. E che vuol dire che non devono fare niente di straordinario se non fare quello che sanno fare, perché noi riteniamo che questa squadra qui, singolo per singolo, sa fare certe cose che poi portano a un risultato importante. Questo è stato l'intervento che è stato fatto, responsabilizzazione dei calciatori, al fine di che partite come quelle di sabato non si ripetano, perché non fanno parte di questo gruppo, questo gruppo non deve disputare questo tipo di partite. Il che, come già detto, non vuol dire non perdere altre partite, perché questo purtroppo è il calcio, però con un atteggiamento diverso per motivi diversi. Ecco qua. Per carità, con le cose non si fa nulla, e senza andare troppo lontano, giriamo al di là, diciamo, sapere tra di Isa, lo stesso Vicenza, Alessandro, la Vicenza, insomma, stanno faticando, per cui non è facile per nessuno. Però chiedo, a suo giudizio, cos'è che non va? E soprattutto è emerso in questa partita di perché togliendo fondi, a mio avviso, magari il primo tempo di Caserta con la Juventus e il primo tempo Casalingo con la Caserta, insomma, quella squadra ha dato dimostrazione di giocare e insomma, di fare di schierare da bene. Ma cos'è successo?
già detto, siamo rimasti abbastanza sorpresi anche noi da questa partita e credo anche i giocatori stessi alla fine erano molto rammaricati. Il fatto, ecco, voglio citare anche la presenza dei nostri tifosi a Fondi che giustamente alla fine hanno leggermente contestato i ragazzi è comprensibilissima perché veramente avremmo molta rabbia addosso anche noi che seguiamo la squadra tutti i giorni, compreso l'allenatore e tutti. E non so cosa possa essere successo, sta una partita sbagliata che archiviamo così. Chiaro che alla ripresa, come dicevamo, come detto prima, noi abbiamo sottolineato questo, cioè non possiamo permettere che si riprendano partite di quel tipo, con quel tipo di atteggiamento, quindi quello è stato sottolineato diverse volte e io credo che non capiterà più perché i ragazzi si sono resi conto e anche loro non sanno darsi la spiegazione. Per quanto riguarda il resto, sì, le difficoltà ci sono perché siamo tanti nuovi, ci sono squadre che faticano negli altri gironi, ma anche in questo girone qua, voglio dire, ci sono squadre come il Lecce, come il Catania, come il Matera, che sono squadre ottime, che stanno tentando da diversi anni, no, di risalire. Non è facile. Quello che noi ci proponiamo è di far bene partita per partita per essere competitivi. Questo lo voglio sottolineare. Che non vuol dire porsi degli obiettivi X, vuol dire andare avanti e far così, dopodiché vedremo quello che otterremo. D'altronde nessuno ha mai detto niente di diverso, la proprietà, come già detto prima, ci ha indicato una via. Il fatto stesso, voglio dire, è abbastanza indicativo, il fatto stesso che il nostro tecnico abbia un contratto biennale, insomma, fa capire che ci sono tutti i tempi per lavorare, quindi questo non vuol dire, noi vogliamo soltanto che tutte le domeniche disputiamo la nostra partita al massimo, poi vedremo. Volevo chiedere innanzitutto che cosa intendeva poc'anzi quando ha detto campionato è importante e poi un'altra domanda, visto che lei conosce bene Taguardolo, volevo sapere, si è chiesto come mai lo scorso anno questo giocatore ha parte le reti che ancora si è appresso e potrebbe farle, speriamo successivamente, ma come gioco l'anno scorso ho visto diverse partite nella licenza e lo vedevo più presente all'azione, forse anche un no, campionato importante, intendo quello che dicevo prima, un campionato competitivo con le altre squadre, star lì insieme alle altre squadre per poi vedere alla fine quello che succede, nel senso che ci sarà una che vince, quindi le altre purtroppo non vinceranno e questo è il calcio. E chi vincerà probabilmente avrà azzeccato la stagione, non avrà avuto infortuni, alcune decisioni arbitrali saranno andate in un verso, insomma il calcio è così, no? Quindi lo sappiamo, lo conosciamo, però noi vogliamo star lì fino alla fine e cercare di migliorare, pensiamo di avere un gruppo per farlo e poi, come già detto, i risultati finali li vedremo poi. Per quanto riguarda Togordò, lui giocava in questa posizione, anch'io l'anno scorso, pur avendolo seguito e visto, anche quest'anno in questo periodo ho cercato di vedere anche un paio di partite dell'anno scorso di questo ragazzo qua. Lui giocava in questa maniera, niente di più, niente di meno. Aveva questo ruolo qua, iniziamo l'azione, questo, come sta facendo qua? Lui stesso non ci spiega sinceramente, diciamo, l'opaco inizio di campionato. Però non ci sono problemi, lui le qualità ce l'ha, deve soltanto probabilmente sbloccarsi un pochino. Io credo che alla fine ci darà la soddisfazione anche Anthony, che in questo momento tra l'altro ha anche un problemino fisico, quindi vedremo un po' per lunedì. Grazie. Prego. Direttore, realisticamente la corsa su 5 avversari si può fare per una lotta al vertice? Da quando c'hai davanti 2-3 magari, forse realisticamente puoi sperarci. Ma io credo senz'altro di sì, perché sono passate 8-9 partite, quante? 9 partite? Quindi no. Sì, appunto, voglio dire, ma non vedo, è l'inizio del campionato, basta fare 2-3 vittorie consecutive, no? Per diciamo tornare molto molto vicine, non siamo neanche lontanissimi, quindi noi probabilmente stiamo attraversando così un periodo, questa, come ho già detto e abbiamo tutti sottolineato, è stata un po' questa partita che ci ha un po', no, di fondi, che ci ha un po' così sbilanciato un pochino, però mettiamola nel novero di quelle sbagliate, altronde anche le altre, il Lecce per esempio la pareggiata in casa, sono cose che capitano, noi vorremmo non capitasse a noi, però purtroppo ci sono e noi cercheremo fin da lunedì, ma questi ragazzi lo sanno che da lunedì devono cominciare a dare risposte diverse. Un calo, se vuoi, psicologico, fisico,
questione fisiologica. Ma all'inizio di campionato fa suonare qualche campanello d'allarme, soprattutto se lo vai a rapportare a una partita convincente come quella con la Regina, a una assolutamente deludente come quella di Roma. Sì, ma è proprio questo forse che non che non ci preoccupa, però la cataloghiamo come partita sbagliata, l'abbiamo anche analizzata, però non abbiamo trovato motivazioni particolari, quindi la cataloghiamo così, perché non può essere che una squadra che si esprime in una certa maniera 6 giorni prima poi fornisce una prestazione così. È venuta fuori questa prestazione, motivi li lasciamo perdere, non ci pensiamo più, pensiamo alla prossima partita. Questa è un po' la situazione. Come già detto, quello che mi premeva dire è che l'allenatore è sempre presente, eccetera, ma anche la proprietà, la società è presente tutti i giorni e quando è utile e giusto interviene. Però volevo dire, i problemi ci sono, ecco, alla tirata delle somme, secondo me, insomma, è quindi più un problema fisico, mentale o tattico, fin qui di questa squadra. C'è una motivazione, piano. Non penso che lei non abbia, diciamo, nel vedere la squadra queste 8-9 giornate, diciamo, arrivato in una persona, quello che però la manca a questa squadra. Io se avessi la medicina, se avessi la medicina andrei da Alessandro Calori e direi: guarda Ale, se facciamo così vinciamo tutte le partite, sarebbe molto semplice. No, non c'è una motivazione particolare, l'unica motivazione che posso dire, posso immaginare, posso così, tra l'altro non è, voglio dire, questo campionato, non è queste partite, non sono state così deludenti tutte, abbiamo espresso anche dell'ottimo calcio ed in particolari momenti, alcuni momenti siamo sembrati un pochino con il freno a mano tirato, no? Qualche primo tempo, diciamo così, siamo stati un pochino così. Ecco, forse dobbiamo migliorare questo approccio alle partite, essere un po' più aggressivi e dimostrare subito la nostra voglia di vincere. Questo credo che diciamo, possiamo dirlo e, come ho già detto, abbiamo detto già ai ragazzi. Diciamo che globalmente, diciamo, come squadra, e quindi anche questi, diciamo, questi calciatori che provengono da Serie B possono dare di più, così come tutta la squadra, quindi diciamo l'insieme squadra deve dare di più, e quindi chiaro che da loro magari si aspetta un pochino in più perché hanno un'esperienza diversa, perché hanno comunque disputato categoria diversa, e quindi ci aspettiamo un pochino di più anche da loro, ma questo, come già detto, così come dagli altri, non è una cosa particolare, è una crescita che deve fare la squadra e che assolutamente deve fare se vogliamo arrivare agli obiettivi che siamo proposti. E, per quanto riguarda Ferretti e Aloy, purtroppo sì, abbiamo avuto 2 gravi incidenti che terranno questi ragazzi fuori per diversi mesi. Non c'è in questo momento un'urgenza perché, come avevamo un po' pianificato all'inizio, avevamo un po' predisposto questa rosa per essere competitiva anche in caso di qualche problematica, no? Qualche infortunio, qualche squalifica, eccetera. Al momento siamo abbastanza coperti, non credo che ci sia motivo di intervenire, vediamo un pochino con l'avanzare delle partite se ci sarà qualche problema ulteriore. Ancora Rinaldo. Salve, buongiorno. Stavamo lasciando i fondi per il primo e secondo tempo, certo. Quando lei disse giustamente non trovo una spiegazione razionale, e praticamente avevamo preparato un'altra partita, le parole erano queste che lo sono. Ecco, comunque oggi siamo a sabato, siamo all'antivigilia di un nuovo impegno importante, si giocherà lunedì sera, anche se stiamo parlando ancora di qualcosa che ormai è già avvenuto e che quindi non cambierà più. La mia riflessione comunque è questa. Oltre alle dichiarazioni fatte dalla vigilia, al ruolo che occupa il Trapani quest'anno,
parere sì, questo gruppo è stato creato per cercare, come già detto, io parlo sempre così, di essere competitivo, perché come già detto vincere ha determinate caratteristiche, cioè devono essere annate perfette. No, io penso che voi qui avrete un'esperienza di quanto avete fatto quella grande cavalcata che è culminata ai playoff. Ecco, quella secondo me è un'annata che difficilmente si ripeterà, perché le cose, le partite si inanellavano una dopo l'altra, tutte in una certa maniera. Gran merito a chi c'era, però era un'annata sì. Poi ci sono delle annate in cui qualche problemino emerge sempre. Quest'anno, per esempio, adesso da questi due infortuni già ci creano qualche piccolo problemino, però non è buona essere una scusante, perché come già detto prima, noi abbiamo, come dire, previsto una rosa di squadra importante per cercare di attenuare queste problematiche. Dal punto di vista mentale, questa è una squadra, come già detto, che ci sono dei ragazzi che scendono dalla B, quindi adeguati a una certa categoria, altri ragazzi scelti per la Serie C, e siamo convinti che questo gruppo dal punto di vista tecnico-mentale sia assolutamente adeguato per disputare questo campionato, per essere insieme alle altre davanti. E questa è una domanda tecnica che domani magari il mister valuterà al meglio, ma dal punto di vista così generale non vedo nessun tipo di problema per il 4-3-3 né per altri moduli, perché come già detto prima abbiamo cercato di comporre una squadra con calciatori eclettici che sappiano fare diverse cose, insomma, no? Possano essere seconde punte o fare l'esterno o il centrocampista centrale che possa fare la mezzala. Non vedo nessun tipo di problema. Sicuramente il nostro allenatore troverà modo di tirare fuori il meglio da questa squadra. Grazie. Siete preoccupati, c'è una preoccupazione, c'è sempre serenità per il futuro, per l'anno al futuro, qualche piccolo dubbio magari poi c'è, oppure diciamo? No, oggi mi dà lo spunto, perché hai detto prima che sei stato alla conferenza stampa del basket, hai trovato un allenatore sorridente e oggi trovi un direttore sorridente, perché noi siamo fiduciosi, perché abbiamo capito anche in questa settimana che in cui ci siamo un po' incontrati di avere un gruppo di ragazzi valido, sano, e che responsabilizzandosi e capendo le problematiche non ci darà delle soddisfazioni. A parte il modulo, diciamo, no? Come ho detto, i moduli sono dei numeri che si mettono, no? Per cercare di capire le posizioni in campo, però effettivamente poi è il modo di approcciarle, il modo di giocare che fa la partita. E sì, forse magari un pelettino in ritardo siamo, e puntualmente questo ritardo viene sottolineato dalla classifica, non per caso. Però ecco, non c'è grande preoccupazione, perché come già detto siamo all'inizio e sicuramente, come ribadisco, sottolineo, abbiamo un tecnico bravo, uno staff, un ottimo staff che sicuramente troveranno le contromisure. Domani ne parlerà l'allenatore, ma il Catanzaro è una squadra come tutte, giustamente questo è un campionato sempre molto molto difficile, ma non dipende tanto dal Catanzaro o dalla Regina o da chi va a incontrare, dipende dal nostro atteggiamento, da quello che possiamo esprimere, dalla nostra aggressività, dalla nostra determinazione, la nostra voglia di fare il risultato. Questo è quello che abbiamo chiesto ai ragazzi e questo ci aspettiamo sin da lunedì. Ecco, direi per un'ultimissima cosa. Questo confronto che avete avuto martedì, lei personalmente ha potuto percepire qualcosa al di là della voglia di rivalsa, che credo sia innegabile dentro tutti, perché
la percezione che ho avuto era che veramente dell'assoluta presa di realtà dei ragazzi, cioè di, dopo due giorni, passati due giorni e quindi sbollita la rabbia, sbollito ogni cosa, che si sono resi conto di aver disputato una partita non all'altezza e onestamente con poche spiegazioni, e quella un po' che abbiamo detto prima. Quindi in questo senso andare a rimestare troppo, secondo me non si va lontanissimo. Abbiamo cercato di capire. Le reazioni, a mio parere, in questa settimana ci sono state, con degli ottimi allenamenti, e quindi adesso aspettiamo soltanto lunedì. Grazie. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie, direttore. Ah, sicuro.